C'era una volta un paese che si chiamava Speranzopoli, perché i bambini di questo paese e anche gli adulti, tutte le famiglie, non perdevano mai la speranza. Era un paese che una volta era bellissimo, era pieno di natura, di monumenti, di storia, e tutti gli abitanti erano sempre felici e soddisfatti. Però l'inquinamento lo stava danneggiando. Il mare ormai era così inquinato che non si potevano più fare i bagni e le strade erano piene di cumuli di spazzatura che non venivano portati via e i bambini non potevano neanche uscire per strada a giocare perché quell'odore di spazzatura poteva fare male ai loro polmoni. Era un paese dove ormai non c'era neanche più lavoro e le famiglie vivevano senza i mariti che erano costretti ad andare a lavorare fuori. Insomma, sembra un po' la nostra realtà, come potrebbe diventare. E in questo paese c'erano tre sorelle che vivevano da sole perché i loro mariti erano fuori con i loro figli e cercavano sempre di garantire ai bambini, come fanno tutte le mamme, una piena felicità nonostante le difficoltà in cui si trovavano a causa dell'inquinamento. Le tre sorelle erano Luciana, la maggiore, che aveva tre figli, aveva la figlia maggiore Francesca, poi la sorellina Marta e la piccolina Pia. La seconda sorella si chiamava Rossella e aveva una figlia, Alessandra, e un'altra sorellina che adesso non era in casa, era andata dalla zia, era nata dalla zia ma poi dopo forse ritornava e poi aveva anche, aspettava un bambino, però in questo momento non era ancora nato. E poi c'era la terza sorella, perché ognuna di loro voleva avere tre figli, e la terza sorella si chiamava Antonella e aveva una figlia femmina, la primogenita, che si chiamava Marina, poi aveva un'altra sorellina, eccola qua, Tiziana, e aveva anche un figlio maschio, Anthony. Erano contente, quel giorno era domenica, era una bella giornata e loro stavano organizzando la giornata per far divertire le loro piccole. Luciana disse: buongiorno sorelle mie, oggi è domenica e c'è un bel sole, cosa facciamo di bello? E Rossella rispose: avevo pensato di andare a fare un picnic sul Monte Coccola in riva al fiume Carezza. A questo punto Antonella: fantastico, per un giorno respireremo aria pulita e mangeremo degli squisiti panini sul Monte Coccola. Così le sorelle con i loro figli riempirono i loro zainetti di cose buone per andare a fare il picnic. Avevano cucinato tutta la mattinata per portare queste cose e le caricarono in macchina e si misero al volante e si misero a girare per la città per arrivare al Monte Coccola vicino al lago Carezza. E mentre le mamme guidavano, le sorelle commentavano lo scenario che vedevano intorno a loro, che era tutto danneggiato dall'inquinamento. Infatti, disse la piccola Francesca: mamma mia, quanto smog, quanta spazzatura, addirittura si respira a fatica. Mamma, guarda com'è sporca questa città. Certo, si vivrebbe in modo migliore se tutti si impegnassero a pulirla. Ma di chi è? Ma di chi è la colpa di tutto questo? Di tutti noi. Allora anche Marina disse la sua parola dopo Alessandra. Marina disse: E poi c'è talmente tanto traffico che per fare pochi metri ci vogliono 3 ore perché nessuno vuole camminare in mezzo all'immondizia. E così le bambine piccole dissero: Che schifo, non piaceva proprio alle bambine vivere questa condizione così degradata. Finalmente arrivarono a destinazione, arrivarono in questo prato sul Monte Coccola vicino al lago Carezza, parcheggiarono la macchina e posarono tutto l'occorrente del picnic e cominciarono a tirare tutto fuori per preparare un bellissimo picnic. Naturalmente le cose non erano più buone e genuine come quando loro da bambine venivano portate dalle proprie mamme a fare il picnic. Infatti Luciana rimase un po' male. Ecco, destinazione raggiunta, vicino al Monte Coccola, al lago Carezza. E Rossella disse:
Forza bambine, prendiamo l'occorrente e prepariamo il picnic. E così tutte le bambine presero l'occorrente per il picnic e cominciarono a mettere in mezzo tutte le cose che volevano mangiare, ma presto si accorsero che questi prodotti non erano sani e genuini. Infatti, disse Antonella, i panini non sono più quelli di una volta che ci preparava nostra madre quando prendeva i panini appena sfornati da una collina sulla baita. E infatti Francesca disse, come sono strani questi panini, ho letto su internet che possono contenere delle malattie. Sì, infatti era una bambina molto tecnologica che già leggeva internet e Marta pure fece un commento. Ed ecco i pomodori presi dall'orto dello zio, dunque dovrebbero essere naturali. Certo, dovevano essere naturali, ma Alessandra non era così convinta. Sì, ma a fianco c'è una grande discarica. E Marina cosa disse? Allora saranno contaminati anche loro. E a questo punto parlo di nuovo Luciana. Ecco le mozzarelle, sono di un caseificio molto famoso. Certo, ma anche famoso per la cronaca nera. Girava la voce che nella sua fattoria c'erano le mucche pazze. E che cosa dice Antonella? Poi ci sono i filetti. Poi ci sono i filetti di tonno. Ma chissà in quale fiume contaminato saranno stati pescati. Francesca? Sì. E questa insalata è un po' strana. Forse viene dalla terra dei fuochi. Come frutta abbiamo le pesche, ma sono ricoperte di smog, forse perché stavano sulla bancarella dove passano le auto. Ma abbiamo anche le mele, ma sono troppo lucide, saranno i pesticidi. Che cose che tenevano da mangiare. E allora i bambini piccoli che cosa dissero? Che schifo, che schifo. E così mangiarono quei panini disgustosi. Dopo aver mangiato, le mamme decisero di far fare un pisolino ai bambini più piccoli perché erano stanchi, mentre loro potevano leggere una rivista. Quindi misero tutte le cose all'interno della tovaglia per poi riporle, perché loro erano molto ordinate, non lasciavano le cose in mezzo. Quindi chiusero la tovaglia con tutte le cose con l'aiuto dei loro figli e portarono i bambini a fare un riposino. E intanto le sorelline maggiori invece andarono a fare un giretto lì nei dintorni. Rimasero male di vedere che anche quel posto così bello, una volta famoso perché era un posto dove tutti andavano in vacanza, era diventato pieno di spazzatura, che purtroppo le persone che andavano a fare i picnic lasciavano in mezzo alla strada. Rimasero molto deluse di questo, ma la cosa che più le lasciò amareggiate fu vedere che arrivarono due bambini, un maschietto e una femminuccia, due cuginetti, che cominciarono a buttare tutte le cose del loro picnic per terra. Ma Noemi! Loro rimasero molto male di quel gesto arrogante che faceva quel bambino di buttare tutto per terra. Infatti Francesca disse, ragazzi, non è corretto quello che state facendo, raccogliete tutto e mettete nei propri bidoni. È perché tutti ragionano come voi, perciò questo posto è ridotto così. Ma sai che te ne importa? Mica devi raccoglierlo tu, poi passerà l'addetto alle pulizie e ci penserà lui. Mi sembrate delle fanatiche. Saremo pure fanatiche, ma se ognuno si preoccupa di non sporcare, non si arriva fino a tutto questo. Roberto. Ci stanno delle regole per gettare i rifiuti nei posti consentiti dalla legge, ma dove ci stanno le persone? Mi
fate solo ridere. I rifiuti da qualche parte si devono buttare. Mio zio, per esempio, il padre delle mie cuginette, l'India Rita, sperse rifiuti in questi terreni, mica se li può tenere a casa sua. Ma che ce ne importa che ci abita la nostra, che le altre persone, che ci abita la nostra famiglia? E così questi ragazzi se ne andarono, continuando a buttare tutto per terra. Le bambine rimasero molto male del loro comportamento e siccome le loro mamme gli avevano insegnato che non si butta niente per terra e che si rispetta la natura, raccolsero tutte le cose e le portarono nel bidone della spazzatura che era preposto per questo. A questo punto, dopo aver messo tutto a posto, arrivarono dalle mamme con le altre sorelline e raccontarono quello che era successo. Erano rimaste veramente molto dispiaciute. Le mamme dissero: va bene, non vi preoccupate, sono dei ragazzi scostumati, peggio per loro, l'importante è che adesso ci facciamo un giro e che noi siamo educati e facciamo sempre le cose nel rispetto di tutti gli altri. E mentre facevano una passeggiata all'intorno, videro a un certo punto una luce che si accese improvvisamente e seguita da un grande rumore, e all'improvviso si materializzarono due bambini molto strani che sembravano proprio degli extraterrestri. Le mamme con i bambini si spaventarono, e le mamme, per proteggere i figli, volevano scappare perché pensavano che ci fosse qualche pericolo, ma gli extraterrestri li tranquillizzarono e dissero: fermatevi, non vogliamo farvi del male, desideriamo solo aiutare il vostro pianeta, il pianeta Terra. E allora? Luciano. Ma chi siete e da dove venite? Io sono Tenzi, io e mio fratello Bats veniamo dal pianeta Greenpeace, un pianeta sempre molto lontano e sempre pulito, che ha come missione quella di salvaguardare l'ambiente e tutti gli altri pianeti dell'universo. Com'è possibile? Siamo stati mandati in quella missione per mettervi in guardia su quali sono i vostri veri nemici, che non provengono dallo spazio, ma sono i rifiuti e l'inquinamento che producete voi. Noi siamo i nemici di noi stessi. Sì, proprio così. Voi umani, con i gas inquinanti e la spazzatura, state minacciando il vostro pianeta con la spazzatura. E il pianeta si sporca e dovete rispettarlo. E come potremmo fare un'opera così grande? È semplice, basterà che ognuno di noi cominci a casa propria a fare la raccolta differenziata ed evitare sprechi e l'inquinamento. E così questo messaggio d'amore si diffonderà piano piano in tutte le persone che vi sono vicine. E ora come possiamo fare? Dovete diffondere a più persone possibile il messaggio che devono rispettare il pianeta, e poi se non lo rispettano il pianeta si rivolgerà contro e poi non vivranno bene. Possiamo usare la musica del linguaggio che arriva a tutti qui. Ottima idea! Potremmo creare una canzone che può essere mandata in TV, in radio, su internet, da tutte le parti. D'accordo, dissero gli extraterrestri, e così fecero. Il giorno dopo le mamme con le bambine andarono a scuola e chiesero alla maestra di musica, alla maestra di danza, di insegnare ai bambini una coreografia. Venne girato un video bellissimo e in questo video si dicevano delle parole a favore del pianeta, a favore dell'ecologia, e questo video andò su YouTube, andò in televisione, andò in radio, la musica andò in radio, e ascoltando questa parole, tutti capirono che era veramente importante rispettare la natura, e a poco i bambini e poi anche le loro famiglie impararono a capire che era importante non
consumare, non sprecare, fare la raccolta differenziata, non buttare le cose a terra, rispettare la natura. Fu un grande successo e gli alieni furono molto soddisfatti del lavoro che avevano fatto i loro amichetti e gli fecero un regalo molto particolare. Regalarono una campanella, dicendo che ogni volta che avessero avuto bisogno di loro, bastava suonare la campanella e loro sarebbero subito arrivati. E così le mamme e le bambine ritornarono alla loro vita ordinaria, mentre a poco Speranzopoli stava diventando una città più vivibile. Ma intanto successe che Roberto, il piccolo teppista ecologico, si ammalò. Non si sapeva che cosa fosse successo, la cuginetta Linda era veramente disperata come i suoi genitori, non aveva quasi più voglia di vivere, stava sempre abbandonato sulla poltrona, non si alzava mai e i medici della terra non riuscivano a capire che cosa avesse. Allora Linda pensò di chiamare le mamme di Speranzopoli perché sapeva che erano diventate amiche degli alieni e pensava che magari gli alieni avrebbero potuto intuire una cura per questa strana malattia che aveva colpito il piccolo Roberto. Vi prego, aiutate mio cugino Roberto che sta male. Roberto, siamo venuti qui per vedere tu come stavi, ma ti senti bene? Non lo so nemmeno io, è come se mi stessi spegnendo lentamente, senza che io lo sapessi. Com'è possibile che un bambino nel pieno della vita sta tutto il giorno sul divano? Ma con Antonella. Cosa ti senti esattamente? Sta dormendo. Non lo so. Non lo so. E va. Ripeti, ripeti. Non mi sento bene. Francesca. Solo? A questo punto le bambine ebbero l'idea di suonare la campanella e di far scendere gli alieni. Sta suonando la campanella, alieni! Subito Buzz e Tensi arrivarono, perché loro venivano subito quando i loro amici terrestri li chiamavano e andarono dove li avevano chiamati, al capezzale del piccolo Roberto. È una nuova malattia, la malattia di mancanza di natura. Mancanza di natura? Non ancora ben conosciuta dai medici della Terra, che colpisce i bambini che stanno sempre un po' chiusi, come in casa, in classe, davanti al televisore, al computer e mai all'aria aperta. Ma guarire è facilissimo, basta stare all'aria aperta in mezzo agli alberi, animali, uccelli, insetti, al mare e in tutti i luoghi che non sono in casa. E soltanto a sentire parlare di natura, di animali, di sole, di aria, di alberi, di fiori, Roberto si sentì subito meglio e riprese tutta la forza e la vivacità di prima. E tutti insieme, imparata la lezione, capirono che era importante amare la natura, perché la natura siamo noi. Vorrei chiamare qui la scrittrice Ilaria Prezioso. Vieni Ilaria. Noemi. Grazie ai bambini che hanno giocato a questa favola, una favola piena di significato. Grazie a tutti. Come vi è venuto in mente a te e alle tue amiche di scrivere questo testo? Un giorno ci è venuta l'idea di fare questa fiaba proprio incentrata sulla natura, perché come si vede tutti i giorni il mondo sta andando proprio male, in distruzione. Grazie. E siccome il messaggio di questa favola è quello di amarsi, di vivere nella solidarietà, nella musica, nell'allegria, cosa di meglio adesso che un grande e meraviglioso balletto coreografato dalle nostre amiche di Spazio Danza, Mariana Gargiulo e Mariangela Morbillo. Grazie ai bambini.